Fournier, una pericena con il presidio di Libera per avvicinarsi a questi 100 passi che saranno il 21 di marzo. Una pericena che coinvolge la gente. Partiamo da qui. Il significato di una serata come questa? Sì, allora noi abbiamo voluto con questa serata cercare di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto, diciamo, in questi 4 anni in cui siamo operativi come presidio di Cuornè. Perché le altre volte, appunto, cercando il coinvolgimento, abbiamo invitato, abbiamo forse sempre proposto delle serate più impegnative, incontri con autori di libri, presentazioni di libri oppure incontri con giornalisti, forse non riuscendo ad arrivare invece a un pubblico più ampio. Questa nostra iniziativa l'abbiamo pensata proprio cercando un po' di cambiare genere, quindi di riuscire anche ad arrivare e a penetrare il territorio in maniera un pochino più profonda. Abbiamo invitato le associazioni del territorio proprio perché vorremmo iniziare a collaborare con queste associazioni, soprattutto in vista di quello che sarà anche la gestione del bene confiscato, che, come sappiamo, come insomma i giornali ne hanno già parlato, per cui molti probabilmente sapranno, è stato assegnato questo bene confiscato, affidato dall'agenzia al comune di Cuornè, che a sua volta attraverso un bando ha affidato all'associazione Mastro Pietro, la quale associazione si è già mossa con un progetto di riutilizzo sociale, perché questa è la finalità, cioè il bene confiscato deve essere riutilizzato socialmente. E quindi il progetto che sta portando avanti l'associazione Mastro Pietro riguarda un progetto di co-housing, di coabitazione, per riuscire ad andare anche a tamponare quelle esigenze dell'emergenza abitativa che purtroppo, insomma, stanno aumentando anche nel territorio canavesano. Quindi da una parte c'è questa declinazione di progetto, però c'è anche un altro livello, che sarà quello di progettazione che riguarda l'aggregazione sociale. Quindi proprio perché ci interesserebbe avere riscontro sul territorio, quindi cercare di fare in modo che il territorio conosca questo aspetto e che cosa significhi veramente riutilizzare in modo sociale un bene che è stato confiscato alla criminalità organizzata. Iso Della Rai è un migrante, viene dall'Albania, ma le sue parole non possiamo ascoltarle. E le sue mani indaffarate a reggere il bicchiere di latte, non possiamo vederle. Iso riposa in pace, è morto, o meglio, l'hanno ammazzato, fatto fuori, eliminato. 4 anni di attività, c'è la sensazione che sia cresciuta un po' la consapevolezza che è una battaglia, quella contro le mafie, che interessa a tutti e non solo una questione di cultura così un po' asettica? Ma questa, insomma, è un'operazione molto, diciamo, importante, ma anche molto difficile, perché si tratta più che altro di un cambio di mentalità. Come dicevano prima i ragazzi che hanno suonato, c'è ancora forse un po' troppo radicata questa convinzione che da noi certe cose non possono esserci, certi comportamenti non si verifichino, e questo nonostante, diciamo, quello che ha scoperchiato l'operazione Minotauro con tutte le conseguenze che ci sono state. Quindi sicuramente il nostro impegno come presidio riguarda soprattutto riuscire a andare nelle scuole e raccontare che cosa è Libera, quindi raccontare, cercare di fare memoria, ricordare le storie delle persone che comunque non vengono, Don Luigi ripete spesso, non sono eroi, sono persone che semplicemente hanno fatto il loro dovere. E quindi diciamo che la partita è molto aperta. Dipenderà molto da quello che sarà la risposta del territorio, anche perché poi comunque
c'è in tutte le piccole comunità, perché secondo me forse più nelle province diventa più difficile fare un certo tipo di discorso che non nelle grandi città, dove le persone sono già più stimolate a recepire, ecco, assorbono un po' di più. Forse qui si fa un po' più fatica. Un presidio come tanti, fatto da tanti giovani, avete un po' l'impressione che sia un cambio generazionale che serve? Forse quelli che hanno un po' più di anni faticano un po' di più? Ma diciamo che secondo me non è tanto il cambio generazionale, perché noi come presidio siamo un presidio misto, cioè normalmente nella realtà di Libera ci sono presidi di giovani, presidi di persone meno giovani, noi diciamo che accogliamo tutte le fasce di età, e credo che si tratti più che altro dell'avere sviluppato un certo pensiero, una certa coscienza, anche semplicemente guardandosi attorno, cioè non si può pensare di continuare a vivere, diciamo, a compartimenti stagni, ma forse ritornare ad essere un pochino, a contaminarsi un po' di più. Forse negli ultimi anni, e negli ultimi anni io intendo proprio negli ultimi 15-20 anni, c'è stato un individualismo che ha portato le persone ad essere molto concentrate su se stesse, quindi hanno una specie di corazza che impedisce di avvicinarsi alle persone che gli stanno vicino, anche soltanto come cittadini, come abitanti di un territorio. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero, sono brigadiero del carcere di Nemo. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto Foggia Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna anche a braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Col giorno con quanto i famoni, per i canti papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore che sta evidenzia che sputa minaccia sa figlia con me. Ma alla fine, ma se tu papà, sbottoni mille cu giornale. Mi consiglio con Dora Fae, mi spera che pensi bevi un caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere non sanno fa, fuori c'è la caccia Cirini, la compagna di Cilla, la tata mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si consegna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la pronta, e fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso ad Ora Fae, galantuomo che tiene i sei figli, che sono a casa cittadini fuori. Possessore che Dio perdono, a dentro lo lotte ci tiene i visori. Poi passa una mossa, una voce, Casta Crista ci leva una croce. Con rispetto se battere tre, volita spremuto, volito capello.